era una speciale classificazione. Vi è anche un'altra che era anche su Calvario, ma non so come si chiama. Fra gli uomini riconosco Nicodemo, Lazzaro, Giuseppe d'Arimatea e mi pare anche Longino. Longino era il centurione, quello sotto la croce. Ma è in licenza, dirò così, perché non è vestito da soldato, ma ha una veste lunga e bigiognola come se fosse un cittadino. Forse se l'è messa per non dare nell'occhio. Non so. Altri non ne conosco. Pietro parla istruendo gli accolti. Racconta ancora dell'ultima cena. Dico ancora perché è lui stesso che dice: vi dico ancora una volta di questa cena in cui, prima di essere immolato dagli uomini, Gesù Nazareno, come era detto, Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore nostro, come va detto e creduto con tutto il cuore e la mente, perché in questo credere la salvezza nostra, si immolò di sua spontanea volontà e per eccesso di amore, dandosi in cibo e bevanda agli uomini, dicendo: fate questo in memoria di me. E questo facciamo. Ma, o uomini, come noi, i suoi testimoni, crediamo essere nel pane e nel vino offerti e benedetti, come egli fece in sua memoria e per obbedienza al suo comando, il suo santissimo corpo e il suo santissimo sangue, quel corpo e quel sangue che sono di un Dio, figlio di Dio altissimo, e che sono stati crocifissi e sparsi per noi. Così voi lo dovete credere. Credete e benedite il Signore che a noi, suoi crocifissori, lascia questo eterno segno di perdono. Credete e benedite il Signore che a coloro che non lo conobbero quando era il Nazareno, permette lo conoscano ora che è il Verbo incarnato ricongiunto con il Padre. Venite e prendete, udite le parole che egli vi dice, venite e prendete, egli l'ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna. E noi allora non capimmo. Pietro piange. Non capimmo, perché eravamo tardi di intelletto, ma ora lo Spirito ha acceso la nostra intelligenza, fortificato la fede, infuso la carità, e noi comprendiamo. E nel nome altissimo di Dio, del Dio di Abramo, di Giacobbe, di Mosè, nel nome altissimo del Dio che parlò di Isaia, Geremia, Ezechiele, vi giuriamo che questa è verità e vi scongiuriamo di credere per avere vita eterna. Pietro è pieno di maestà nel parlare, non ha più nulla del pescatore alquanto rozzo di solo poco tempo prima. È montato su uno sgabello perché bassotto com'è non sarebbe visto dai più lontani se stesse coi piedi al suolo ed egli vuole dominare la folla. Parla misurato, con voce giusta e gesti da vero oratore. I suoi occhi, sempre espressivi, sono ora parlanti più che mai. Amore, fede, imperio, contrizione, tutto traspare dallo sguardo e anticipa e rinforza le parole. Adesso scende dallo sgabello e passa dietro il tavolone, fra il muro e questo, e attende. Giacomo e Giuda, fratello, Giacomo fratello di Giuda, stendono sulla tavola una tovaglia candida. Sollevano per fare questo il cofano largo e basso che è posto al centro del tavolo e anche sul coperchio di quello stendono un lino finissimo. Giovanni va da Maria e le chiede qualche cosa. Ella si sfila dal collo una specie di chiavicina e la dà a Giovanni, la chiave del cofano. Giovanni va al cofano e lo apre. Si apre ribaltando la parte davanti che viene appoggiata sulla tovaglia ricoperta da un terzo lino. Nell'interno vi è una sezione orizzontale che divide in due piani il cofano. In basso è un calice e un piatto di metallo. In alto, al centro, il calice usato da Gesù, il pane spezzato da lui su un piattello prezioso come il calice. Ai lati di questi, da un lato la corona di spine, i chiodi, la spugna. Dall'altra la sindone, il velo di Maria che fasciò i lombi di Gesù e il velo della Veronica. Vi sono altre cose sul fondo, ma non capisco che sono, né nessuno ne parla o le mostra. Mentre per queste che ho detto, meno il calice e il pane che restano dove sono,
vengono presi e mostrati alla folla che si inginocchia da Giovanni e Giuda. Poi gli apostoli intonano delle preghiere, degli inni direi, perché sono canti lenati. La folla risponde. Infine vengono portati dei pani e posti sul vassoio di metallo, non quello di Gesù, e delle piccole anfore. Pietro riceve da Giovanni, che sta inginocchiato al di qua del tavolo, mentre Pietro è sempre fra il tavolo e il muro, col volto verso la folla, il vassoio coi pani, e Pietro lo alza e lo offre. Poi lo benedice e lo posa sul cofano. Giuda porge, stando anche lui in ginocchio, il calice, non quello di Gesù, e due anfore dalle quali Pietro mesce nel calice e offre, poi benedice e posa sul cofano. Pregano ancora, poi Pietro spezza i pani in molti bocconi, mentre la folla si prostra più ancora e dice: questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. E poi esce da dietro il tavolo, portando seco il vassoio, carico di bocconi di pane, e per prima cosa va da Maria e le dà un boccone. Poi passa sul davanti del tavolo e distribuisce il pane. Ne restano pochi bocconi che vengono sempre sul loro vassoio deposti sul cofano. Poi prende il calice e lo gira, cominciando da Maria, fra i convenuti. Giovanni e Giuda lo seguono con le anforette e mescono quando il calice è vuoto. Quando tutto è distribuito, gli apostoli consumano i bocconi rimasti e il vino. Indi cantano un altro inno e poi Pietro benedice e la folla se ne va poco a poco. Maria si alza, è sempre rimasta in ginocchio e va al cofano. Si curva attraverso il tavolone e tocca con la fronte il piano del cofano, deponendo un bacio sull'orlo del calice di Gesù. Un bacio che è per tutte le reliquie ivi raccolte. Poi Giovanni chiude e rende la chiave a Maria. Credo di aver visto esattamente come era all'inizio la Santa Messa. E di questo ne sono certa. Entro il tempo pentecostale, Gesù, secondo la sua promessa, mi accontenta nella seconda cosa che volevo sapere. Perché le anime le vedevo di diverso colore, me lo spiegano il trono del 31 maggio. E cosa c'era nel cofano così caro a Maria lo so ora. Esso era insieme reliquiario e primo tabernacolo. E molto mi piace che era Maria che lo possedeva e ne aveva la chiave. Maria, la tesoriera di tutto quanto è Gesù, la sacerdotessa della più vera Chiesa. Allora, amici, molto bello questo brano, che penso che per meditarlo possiamo partire veramente dai punti di arrivi. Questo è veramente uno spaccato, questa è la forma primordiale della Santa Messa, proprio delle origini, celebrata da San Pietro. Non dobbiamo stupirci, ecco, che tutte le cose che sono nella Chiesa hanno avuto un inizio embrionale e poi uno sviluppo. È chiaro che San Pietro non ha celebrato la messa gregoriana, quella di San Gregorio Magno. Nel corso del tempo già notiamo alcuni tratti salienti, no? Tutti prostrati, e quando Gesù, San Pietro dice: questo è il mio corpo, si prostrano tutti ancora di più. Notiamo Maria che è rimasta sempre in ginocchio. Sapete che c'è una devozione particolare di ascoltare tutta la Santa Messa in ginocchio. Sappiamo, per esempio, dagli scritti, dalla biografia di Santa Margherita Maria Lacocque, che ogni tanto Gesù glielo chiedeva di ascoltare tutta la Messa in ginocchio. Non solo a ginocchio e a ginocchia nude, specificava. Quindi voleva dire che doveva mettersi in modo tale, quella era vestita da sola, che sui pavimenti dell'epoca, insomma, pavimenti del 1600, dei conventi, insomma, dei monasteri, non credo che erano un pochino freddi e impervi, per fare questo piccolo sacrificio. E poi questo cofano, bellissima questa immagine, no? La Madonna c'aveva la chiave al collo. E addirittura quel cofano era il primo tabernacolo, avevano conservato un po' di pane consacrato da Gesù. E se
se ricordo bene, il calice usato da Gesù, non si capisce se qui dentro c'era ancora un po' di sangue di Gesù, ma sicuramente il pane spezzato da lui su un piattello prezioso come il calice c'era ancora. Quindi quel cofano è stato il primo tabernacolo. Questo sarebbe da... Vabbè, molti non ci credono agli scritti di Maria Valtorta e li ridicolizzano o li blandiscono, padronissimi di farli, insomma. Non mi stupisco di sentire e vedere tante cose, perché io ho la mia personale convinzione che questi scritti saranno pane largamente diffuso nella Chiesa rinnovata, non certo adesso. È assolutamente impossibile che nell'attuale congiuntura storico-culturale ecclesiale scritti come questi possano incontrare crediti, favori e approvazioni. Rimane certamente la, grazie a Dio, la nostra coscienza, la nostra libertà, che questa non ce la può toccare a nessuno, che è libero di prestare fede quantomeno umana a queste cose, no? Poi il resto ce lo portiamo nel cuore. Però è bellissimo pensare, per esempio, sapete che tra le varie cose dette dai liturgisti, chiamiamoli moderni, senza aggiungere sti a moderni, dicevano: ah, l'adorazione eucaristica è medievale, quindi non serve fare tutte queste cose, perché la liturgia ha l'inizio e la sua fine nel suo contesto. Adesso sto semplificando un po', no, per far capire. Beh, insomma, se dentro quel cofano c'era il pane consacrato da Gesù all'ultima cena, se stiamo dopo la Pentecoste, insomma, sono passati un bel po' di giorni, un paio di mesi, 3 mesi forse, quattro. Quindi, e secondo noi la Madonna non faceva l'adorazione davanti al cofano di cui c'aveva la chiave? Insomma, secondo me sì. Ed era anche reliquiario, lì erano custodite le reliquie di Gesù, no? La Sacra Sindone, che adesso è a Torino, il velo della Veronica, che è a Manopello. Un chiodo della croce, sappiamo, sta, per chi non lo sapesse, a Santa Croce in Gerusalemme, e poi la croce, ci sono anche a Santa Croce in Gerusalemme, ci sono un paio di spine, se non ricordo male, della corona, no? Quindi, tutte queste cose, chiaramente qui è bellissimo il gesto dell'innamorata, no? Che si curva attraverso il tavolone, tocca con la fronte il piano del cofano e depone un bacio sull'orlo del calice di Gesù. I gesti di amore, di adorazione, ecco, fatti dalla Madonna, definita qui la tesoriera di tutto quanto è Gesù, attenzione, la sacerdotessa della più vera Chiesa. Adesso qui non è il caso in questa meditazione di aprire questo argomento, no? Un giorno o l'altro lo affronterò. La Madonna non è una sacerdotessa nel senso in cui lo era San Pietro, nel senso in cui lo sono io. Abbiamo visto che partecipa alla messa, evidentemente, come una fedele. Certamente la comunione la davano prima a lei, evidentemente. La Madonna non ha né il sacerdozio ministeriale, che è quello che ho io, né il sacerdozio che hanno tutti quanti battezzati, che è il cosiddetto sacerdozio battesimale o comune. Solo dopo che sarà fatto il dogma della corredentrice si potrà approfondire il dogma, no, non il dogma, il concetto del sacerdozio di Maria, che già qualche teologo mariano, di quelli che ci capiscono qualcosa, ha cominciato a introdurre. Qualcuno lo chiama il sacerdozio mistico. Che significa? Significa che la Madonna, quando sarà, perché lo sarà per quanto mi riguarda, proclamata corredentrice dell'umanità, questo consisterà nel dire una cosa: che la Madonna ha fatto una cosa che ha fatto solo lei, tra le sue esclusive. Poteva farlo solo lei e l'ha fatto solo lei. Lei ha contribuito per volontà di Dio, non perché ne fosse assolutamente necessario, come ben sappiamo, e questo sarà definito certamente nel dogma, alla nostra redenzione, non semplicemente nell'ordine di essere con lei per mezzo della quale la grazia che Gesù ha meritato con la sua passione viene diffusa su di noi. Questo
Questo lo possiamo fare nel nostro piccolo anche noi, quando offriamo un sacrificio, una penitenza al Signore, per esempio, per la conversione di un peccatore, stiamo esercitando il sacerdozio comune, battesimale, e il Signore ci ascolta. Sentiremo nella prossima lettura spirituale, preparatevi, da Padre Bavonte che parlerà anche un pochino di Fatima, cosa diceva la piccola Giacinta, no? Se soffro tanto, tanti peccatori convertiti, quindi. Quella è una piccola corredentrice, ma in che senso? Nel senso che ciò che Gesù ci ha già guadagnato deve poi arrivare alle singole persone. Ecco, le nostre sofferenze, le nostre preghiere contribuiscono a fare da tramite in questo senso, ma di una grazia che è già stata meritata. Io non posso meritare la grazia della redenzione da parte di nessuno. Posso, per volontà di Dio, cooperare con Lui perché questa grazia arrivi al prossimo. Ma per la Madonna non è così. La Madonna è corredentrice perché per volontà di Dio certamente, quindi non era assolutamente indispensabile, ma era conveniente perché era nuova Eva, lei ha cooperato con Gesù all'acquisto della grazia. Quindi come Gesù in croce è il sacerdote per antonomasia, perché il sacerdote è colui che offre il sacrificio. Gesù in croce era la vittima e sacerdote. Ma la Madonna sotto la croce era sacerdotessa in questo senso, cioè non come me che amministro i sacramenti in persona Cristi, lo ha fatto in quel momento, cioè soffrendo con Gesù ci ha meritato con lui, ha contribuito con lui a meritarci la grazia. Questo è il quid, cioè, che non è né quello che faccio io né quello che fanno tutti. Perché io, anche come sacerdote ministeriale, cosa faccio? Come dire, rendo presente per virtù di Gesù il sacrificio della croce quando celebro la messa. Assolvo in suo nome dai peccati perché lui è morto in croce e ha dato il mandato agli apostoli di versare il suo sangue per la remissione dei peccati attraverso questo sacramento, battezzo, eccetera, eccetera, no? Quindi, la Madonna non amministra nessun sacramento. Quindi non è una sacerdotessa, quindi non è che dice, ah, facciamo il sacerdozio di Maria mistico e poi facciamo le donne prete. No, non c'entra niente con l'essere prete. È un terzo sacerdozio, diciamo così. Il comune ministeriale e il terzo è solo suo, quindi è unico. Come l'Immacolata, ma la Madonna è la creatura dall'esclusiva. Immacolata è unica, sempre vergine è unica, madre di Dio. È unica, assunta nel modo in cui lo è stata lei, perché forse ci sono altre assunzioni, secondo più di qualche autore, San Giuseppe, San Giovanni Battista, eccetera, eccetera, ma non come quello della Madonna. E c'ha un sacerdozio peculiare? Solo lei. Quindi questo non c'è, quindi dice, non è che non ci saranno altre Immacolate, non ci saranno altre Madri di Dio, non ci saranno altre sempre vergini, perché o uno rimane vergine o uno diventa madre, dopo Adamo e Eva. State tranquilli che tutte e due se lo fa, quindi, o l'uno o l'altro, quindi che una è vergine e madre, è soltanto la Madonna. E il sacerdozio, questo sacerdozio ce l'ha soltanto lei. Però capite che, perché questa cosa, che adesso è stata già ben capita, io l'esprimo in questi termini perché ho già letto diverse pubblicazioni molto interessanti, sotto questo punto di vista, che io sottoscrivo evidentemente dall'A alla Z fino all'ultima sillaba. È chiaro che attuale contesto parlare di queste cose, immaginiamoci, no? Ma le cose non andranno sempre così. Siamo in cammino verso, anticipo la lettura successiva perché nella prossima del padre Bamonte sentiremo il diavolo che dovrà cantare suo malgrado sul trionfo del cuore immacolato di Maria. Che ci dirà è segnato, è decretato, non c'è niente da, è solo questione di tempo. Cerchiamo di arrivarci tutti quanti alla grande e quando questo sarà, attenzione, queste sono povere riflessioni di un povero prete, ma non è che faccio il profeta, d'accordo? Nessuna profezia, ma io sono convintissimo che quando questo sarà, queste cose su cui abbiamo meditato questa sera saranno messe nere su bianco da chi avrà l'autorità e la potestà di poterlo fare, occupando il massimo grado dentro la Santa Chiesa cattolica, la sacerdotessa della più vera Chiesa. Quando la più vera Chiesa sarà finalmente visibile.
è perfettamente manifestato dopo queste tribolazioni e prove in cui siamo adesso purtroppo ancora immersi, e è tutt'altro che finita, quindi, ma con l'aiuto del Signore certamente arriveremo al termine, alla grande.